biblioteca del ginnasio e alle librerie del Corto che hanno organizzato questo incontro. Grazie a tutti i presenti, davvero numerosissimi. Prima di ascoltare Nicoletta e la tesissima lezione di Romano Prodi, vedremo un video di pochi minuti che raccoglie alcuni momenti importanti della vita politica di Nino Andreatta. Pensiamo sia una cosa utile e bella sia per tutti coloro che l'hanno conosciuto, e in questa sala ce ne sono moltissimi, e sia per i giovani, altrettanto numerosi, che non l'hanno conosciuto e magari sono curiosi di vederlo anche in video. Questo video contiene degli spezzoni che partono dal 94, dal 1994, quando Andreatta, dopo che il suo partito, la Democrazia Cristiana, negli anni 80 aveva assunto lontano dal governo per una decina d'anni a causa del suo rigore nel caso Ambrosiano, Andreatta nel 1994 torna a rivestire un ruolo di primissimo piano nella vita politica italiana. Questi spezzoni sono interviste televisive realizzate durante e dopo la campagna elettorale del 94, in cui Andreatta esplicita le ragioni della sua opposizione a Berlusconi e poi al governo Berlusconi. C'è poi un frammento che risale all'inizio del 1995, quando Andreatta, che era presidente del gruppo popolare alla Camera, guidò la ribellione contro Rocco Buttiglione, allora segretario del partito, che voleva portare il proprio partito tra le braccia di Silvio Berlusconi. Gli altri due filmati sono tratti da interventi parlamentari, uno sulla Bosnia del 95 dopo la strage di Srebrenica e l'altro del 20 maggio del 1994 quando Andreatta fa il suo intervento nel dibattito sulla fiducia al governo Berlusconi per la prima volta dai banchi dell'opposizione. E quindi questo è uno degli interventi più forti di Andreatta che nel libro abbiamo riportato integralmente e di cui qui invece vedrete soltanto uno spezzone che riguarda, è un passaggio che lui parla delle istituzioni e del modo di intendere la democrazia. Il video si chiude poi con una riflessione molto intensa svolta da Andreatta in occasione dei funerali di Giuseppe Dossetti 1996, del quale Andreatta aveva condiviso la battaglia politica a metà degli anni 50 e al quale era rimasto sempre legato. Un'ultima informazione, il volume che presentiamo oggi è disponibile da oggi anche sulle piattaforme online del Mulino, in formato quindi ebook al Mulino, e ci sono anche delle tracce audio dei più bei discorsi politici di Andreatta, tra cui anche quello della fiducia al governo Berlusconi. Possiamo guardare il video.